Ciao ragazzi, adesso guardate qua. Comunque ho scoperto che, guardate, questo tipo qua di pacchetto ancora non l'avevamo visto. Poi questo qua che l'avevo già detto ieri, che era il Pokémon che non conoscevo. Ah no, questo qua era il Pokémon che non conoscevo. E questo qua è un altro tipo di pacchetto. Poi c'è anche quello di Charizard. Questo qua è il pacchetto di ieri che ho aperto. Allora, adesso io vorrei aprire uno di questi Pokémon qua. Perché l'ho visto qualche volta in una serie di Pokémon. E vediamo un attimo adesso che cosa troveremo. Pesante sembra pesante, perché non so se lo sapete ragazzi, ma quando è molto pesante un pacchetto, comunque abbastanza pesante rispetto agli altri, significa che c'è una carta rara. Infatti ieri quello di Charizard era pesante. Ma vediamo. Secondo pacchetto comunque raga, ne apriremo uno al giorno, poi quando arriveremo a 10 quindi ci stopperemo e quando ci stopperemo ragazzi li farò i primi giorni di dicembre, poi a dicembre il 25 aprirò 5 pacchetti. Allora, pronti? Iniziamo lo spacchettamento. Allora, prima carta. Questa carta qua, Bunnelby. Poi questa trainer, Deino, Swanna, Tauros, Toxapex, Stini, poi c'è Strugger Gloves, non so che sia, Talonfly, Flyme, e ultima speciale, bellissima! Bellissima Holo. No, non so se sia Holo oppure no. Bellissima. Milotic, che è considerato il Pokémon più bello che c'è. Sono molto contento, ragazzi, di questo spacchettamento. Ricordo che ieri ho trovato un Melbrow di Rari e un Melbrow di Galar V. E ragazzi, sono davvero contento perché abbiamo trovato questa carta che è davvero bellissima. Poi questa qua, ne abbiamo trovate tante altre. E quello che non mi aspettavo era Tauros. Poi questa, adesso ragazzi vi lascio un po' di tempo per vedere un po' quali erano le carte che ho trovato. Eccole qua. Spero che questo video vi sia piaciuto ragazzi. Se vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al mio canale, attivate la campanellina per rimanere sempre sempre, e dico sempre, molto attivi sul mio canale, sui video che farò, anche di spacchettamenti, se no di giochi tipo della PlayStation. Ciao ragazzi!